No, allora, questo errore è un errore critico e pochi lo vedono. L'idea è, quando offrezzate qualcosa, quando vi date un permesso, occorre sempre essere certi che l'accesso poi abbia luogo alla stessa cosa che era stata autorizzata. Perché se, voi, se c'è possibilità di rinchiudere questi due tempi, tempo di autorizzazione e tempo di utilizzo, può succedere tutto. Un file al quale avete dato l'accesso perché conteneva dei dati non sensibili, se mettete i dati sensibili non avete dato l'accesso prima. Questa cosa sto per mettere proprio stamattina, per ieri pensavo che esempio fare, penso di fare questo esempio qua, che è proprio indicativo. Come si chiama? Un mio collega che le insegna sicurezza a Milano, adesso mi viene in mente il nome, ha fatto un esempio bellissimo con la firma digitale. Bruschi si chiama. Prendete un documento Word, firmatelo con firma digitale. Lui ha fatto vedere questo in pubblico, ha preso il documento, l'ha firmato e c'era un contratto fasullo, l'ha firmato eccetera, che dell'importo di $30,000. Ha aspettato un minuto a recare il documento, firmato, firma autentica, e ha diventato 100.000 yen. Come ha fatto? Ha firmato un documento con una macro che diceva: se prima delle 9-10 scrivi dollari, se dopo le 9-10 scrivi yen. Quindi il documento bit per bit non è stato modificato e quindi la firma risultava corretta. Quel documento era effettivamente il documento che era stato firmato, ma siccome conteneva una parte attiva che controllava una entità esterna, l'orario, non si è più certi di che cosa si è firmato, si è autorizzato, ok? Infatti bisogna sempre essere consapevoli della sicurezza di che cosa si fa. Firmare documenti che hanno delle macro è un suicidio, perché posso fare tutto. E infatti da allora viene sconsigliato la firma di documenti Word, è meglio firmare dei PS, dei PDF, a parte che siano non i PDF standard, quelli non compilati, ok? Non perché ok, questo quindi vi dice: state attenti, il tempo in cui controllate le cose, le autorizzate, e il tempo di utilizzo, perché l'errore è stato dare un'autorizzazione e al momento dell'utilizzo è cambiato qualcosa. Qui fa vedere che nel frattempo è cambiato, è diventato V, lo vediamo anche dopo. Cos'è un cavallo di Troia? Vabbè, sapete tutti la storia, l'Iliade, spero, e quindi un cavallo di Troia si intende un software
che all'apparenza fa esclusivamente attività dell'elaborazione volute dall'utente, ma contiene codice maligno per fare delle elaborazioni non richieste dall'utente, ovviamente insomma. Esempi ce ne sono tanti. Cosa possono fare? Il cavallo di Troia ha tutte le prerogative di accesso che ha il programma che lo contiene. Quindi in un sistema, se viene eseguito il codice con un cavallo di Troia, tutto quello che può fare, se l'ha lanciato un utente, tutto quello che può fare l'utente può fare il programma. Se addirittura avete un programma semplice e brutto che contiene il cavallo di Troia, potete perdere il controllo del sistema. Fortunato può controllare il sistema, essendo root abilitato, root administrator, qualsiasi sistema stiate considerando, e sono abilitato a fare tutto. Possono, vi ho già detto che tra l'altro questo può consentire di bypassare protezione lungo la rete, firewall, perché mentre i firewall proteggono i tentativi di accesso dall'esterno, il Trojan, il cavallo di Troia, può invertire le cose e far partire un attacco dall'interno verso l'esterno. Come ci si difende? Spero che sia lucido successivo. Ah, questi sono degli esempi. Programmi di file sharing a volte contengono spyware o mettere dei comandi in giro per il sistema con nome simile, tipo DRI o LA, LA l'abbiamo scritto spesso, o DC, DC però esiste, Desk Calculator. LA, per l'effetto della QWERTY, spesso SA sono vicine, ci si sbaglia. Oppure un login spoofing. Si crea un programma, per questo ci deve essere anche un esempio, che scriva su console login due punti. Quando uno scrive un login risponda password due punti. A quel punto si mette una configurazione a fare echo, ma il programma che avete scritto voi che legge la password. A quel punto scrive login correct e echo. Allora, se una persona questo programma lo lancia come inexec, come ultimo comando di una sessione, chi arriva successivamente mette login, mette la password, troverà la mia incorretta, dirà vabbè, ho sbagliato la password. A quel punto termina questo programma, che è l'unico su quella linea terminale. E a quel punto init farà partire il vero login, quindi la seconda volta si va a login e parte si entra. Quindi tutto verrà studiato come stamattina ho sbagliato a scrivere la password. Ma questo cavallo di Troia cattura la password. Ok? Quindi vedete com'è facile fare un cavallo di Troia. Bombe logiche. Se volete è una particolare istanza, un particolare tipo di cavallo di Troia. Sono dei programmi che contengono del codice che viene attivato da particolari condizioni esterne. Per esempio
ci sono ogni tanto degli attacchi legati a ricorrenze particolari, o a eventi particolari. Il famoso caso di un programmatore che aveva scritto un codice per cancellare completamente gli archivi della sua ditta, e come evento, diciamo, scatenante aveva la cancellazione della matricola del programmatore stesso, cioè quando lo licenziavano la ditta falliva. Per una sorta di vendetta contro l'azienda. È una bomba logica, non temporale, ma è una bomba legata a un particolare evento. Come ci si difende da tutte queste cose? Se avete codice chiuso, quel codice può contenere qualsiasi cosa, voi non lo saprete mai. Se il codice è aperto, quel codice può stesso contenere quello che volete. Se poi avete dei dubbi, se il codice è a voi leggibile, potete andare a controllare. Quello che dico sempre è, adesso nella lezione di oggi lo analizzeremo più volte, non è vero che il codice libero sia più sicuro del codice proprietario, perché se non è la licenza che fa la sicurezza. Se io scrivo un brano di codice con scritto, metto main, benissimo, buffer è un vettore di carattere di 1000, get s dato, ok, quello, e magari non è che sa chiusere di questo è il metodo in cima la testata GPL, questo è insicurissimo nonostante la licenza. Però se voi foste il creatore di un cavallo di Troia, una bomba logica, dormireste sono tranquilli o maggiormente tranquilli. Se il codice l'avete voi nel cassetto, quelli devono disassemblare tutto per leggere cosa c'è dentro, o se il soggetto in giro e ognuno si compila le sue cose e può vedere come è fatto il codice. Io direi la seconda. Specialmente se che cosa fa la sicurezza del software libero? La comunità. Se c'è un software con una comunità che lo mantiene e che ha l'interesse di mantenerlo sano, una comunità di persone con nome e cognome, sparse, magari con anche interessi contrapposti economici, questi tenderanno a fare le cose per bene. Se invece c'è, è vero che anche l'azienda X che fa il software Y proprietario chiuso ha l'interesse che il software Y sia sicuro, perché magari si, diciamo, potrebbe perdere credibilità se il software ha dei problemi. Ma in questo caso, essendoci un interesse di parte, potrebbe essere lei stessa la destinataria degli spyware, delle bombe logiche e così via. Per esempio, dicendo quella che si chiama obsolescenza programmata, il programma comincia ad andare sempre peggio in modo da cominciare a cambiare macchina. Può fare che perde le prestazioni col tempo, o cose di questo genere. Oppure mettere delle indicazioni che quando la prima volta che accendete un sistema mandi pacchetti con indicazione della vostra macchina a voi sapete chi. C'è quell'articolo molto interessante, vi invito alla lettura, Reflections on Trusting Trust. Trust vuol dire fiducia. Riflessioni sull'aver fiducia della fiducia.
Cross fa vedere che a tutti i livelli si possono mettere delle si può mettere del codice non voluto, si può mettere nel firmware, si può mettere nel sistema operativo, si può mettere nelle applicazioni, si può mettere nel compilatore. Pensate all'idea di avere il codice, voi vedete il codice che fa A, ma il compilatore nel generale eseguibile dal sorgente che fa A mette il codice per fare A più A'. Perché il compilatore è fatto per aggiungere quello che serve. Dall'altra parte, il mio commento su questo è che più vi allontanate dallo strato applicativo, più è difficile fare del codice che abbia valenza generale. Cioè, mettere nel firmware qualcosa che riesca a comunicare via TCP/IP è difficile nel firmware di un processore. Nel firmware della scheda di rete magari è più facile, specie queste schede di rete moderne che hanno lo specchio a bordo. Quello che serve di grande dimensione, non quello dei vostri portatili, dei vostri personal computer. Perché per arrivare a comunicare in rete ci deve essere una quantità di firmware sconvolgente, perché deve adattarsi alle possibili schede di rete, alle possibili bus e così via. E comunque quando mi parlate del compilatore, se anche il compilatore stesso è aperto, è aperto, c'è una comunità che lo gestisce, esempio che non si sa, è difficile che qualcuno anche lì riesca a aggiungere il codice per fare cavalli di Troia, cioè sistema questa cosa. Il kernel del sistema operativo è la stessa cosa. È vero che il pulso è più sicuro se l'intera catena dal ferro all'interfaccia grafica ha queste caratteristiche. Infatti adesso si sta parlando di open hardware, cioè avere direttamente le specifiche dell'hardware disponibile e partire da lì ad aprire tutto. Comunque leggetelo perché è illuminante quel articolo. Backdoor va bene, ancora un altro tipo, se volete, di cavallo di Troia, questo per consentire l'accesso al sistema. È famoso, non so se War Games è un film molto vecchio, qualcuno di voi l'ha visto, per qualcuno è diventato un cult, e comunque è offensivo per il nostro ruolo, perché la password, la backdoor per entrare nel sistema di protezione, allora era piena guerra fredda, quindi lo scenario era bambini che riescono a entrare in quello che sembra un gioco, ma in realtà è veramente il computer del Pentagono, stanno per far scoppiare la guerra nucleare, e tutto lo fanno perché c'è una versione del sistema messo da un programmatore di questo sistema, e la faccia era una della figlia. Cioè, è offensivo verso il nostro ruolo. Qualche anno fa hanno fatto il secondo. E stavolta hanno messo una password più solida. Il numero di figli è inversamente proporzionale della quantità di volte che si riesce ad andare a cinema. Quindi quando ero più giovane avevo più tempo per... Quindi vi cito dei film vecchi. Back Orifice, l'avete mai sentito? Porta, se vedete nel tratto direi porta 134, è il tentativo di entrare nel vostro sistema, perché una backdoor era stata, c'era, non si sa chi l'abbia messa, ma c'era nel sistema operativo Windows, e c'era il modo. Porta 134 nei sistemi era aperta, sapendo dare i comandi tutti e le hanno trovate, si riusciva a agire sui sistemi. Vabbè, altre cose.
Hanno tentato anche di mettere una backdoor nel kernel di Linux, ma è la comunità, come dicevo, che protegge. Il primo che passava di lì l'ha guardato e ha detto: cosa è questo? Cercare che si sta a fare questa roba qua. E ovviamente non ha dormito sonni tranquilli. Notate che tutti i pericoli che abbiamo visto finora nascono da chi ha scritto il codice, aveva la possibilità di entrare nel codice. Cosa succede nei sistemi proprietari? Ancora una volta analisi del sorgente. Lasciamo allora questo lusso da parte e parliamo di uova di pasta. Sapete che non sono le uova di pasta, a parte quelle che per poco mangeremo di cioccolata, hanno la stessa idea del cavallo di Troia, l'unica differenza che non hanno nessuna funzione maligna. Quindi è vero, se voi avete un programma che pensate che faccia A, in realtà fa A più A', ma A' non sembra avere effetti collaterali negativi. Ne avete mai visto? Quale avete visto? Cosa? C'era un direi un barretto in cui c'erano cose, non solo per storia, ma ovviamente con le cose in nome dei programmatori. Ma ci vuole Excel. Cosa? Ci vuole Excel, c'è un mistero per far sparire tutte le frasi del mistero. Ah? Beh, ad esempio su YouTube si può giocare a Twitter, però se non è un programma, e non ti dà la mente sui video. Ma quella è stata pubblicizzata non c'è scritto da nessuna parte, ma è su YouTube o sul client Flash? Allora, riflessione: perché hanno messo quel labirinto? Esattamente, perché c'è la frustrazione da programmatore multinazionale. Chi ha scritto il codice proprietario non è né il signor Fattura Cancelli in persona, né altri che né Balmer né altri, ma sono programmatori in gamba. Sono persone che sanno fare dei progetti e software, però il loro nome non può apparire perché deve essere tutto dato all'esterno con il marchietto della multinazionale. E questo invece vogliono far sapere appunto che quella è opera loro. Allora inseriscono questo codice. C'era anche un'avventura per far vedere quanto erano bravi, non mi ricordo, un programma di quelli della Street Dog Fate, c'era un Flight Simulator, una foto che c'era un Flipper, c'era di tutto di più. Questo induce molte riflessioni, perché notate che il cavallo di Troia e il cuore di Pasqua hanno la stessa natura. Quindi, se è vero che ci sono, come è vero, come l'avete visto voi, l'ho visto io, se è vero che c'è questo codice che non doveva esserci, cos'altro c'è lì dentro? Non è. Però, soprattutto dicevo che, ad esempio, quando uscivo in vista, era pieno di programmi backdoor che raccoglievano informazioni sulle utenti, li inviavano la SSL. Allora, dov'era? Che c'è stato? Non vorrei citare sbagliato, dovrei vedere cioè un paese centroamericano che c'è stata una diatriba sul diritto del petrolio
e le valvole dei come si chiamano, oleodotti, o non pensate che siano dei rubinettori della gente, sono pilotati ovviamente da sistemi automatici, non andava, occorreva chiudere quegli oleodotti e furono chiusi da remoto e guarda caso da quel momento in poi le compagnie petrolifere decisero di abolire l'uso di software proprietario, in particolare del sistema operativo proprietario, perché non volevano più sapere di qualcun altro che potesse controllare la loro vita. Anch'io ho letto tante notizie di stampa, io dico le cose che ho provato di persona, questo World Password. Forse potrei trovarne anche altri, non riesco a fare tutte le cose. Però certo è che se lei mi dice c'è questo, io non posso dire non lo studio perché guarda, tante persone l'hanno guardato e mi pare molto improbabile. No, è vero, può essere, perché nessuno tranne chi conosce il codice proprietario, e non fatevi ingannare che la cosa hanno fatto una campagna che chiamano shared source, così appare simile a open source, e dicevano che chi voleva poteva ricevere precedenti di studio, così il 97% del codice sorgente. Ora, 97 ovvero non cambia niente, perché quel prezzo può essere tutto, no. Quindi non è la percentuale che fa. Ok, quindi come le uova di Pasqua stanno nel sistema proprietario, abbiamo visto tutte, così può essere tutto. Ed ecco perché, ad esempio, Flash io lo metto su un centaparte, perché come c'è il clip, chissà se c'è qualcosa che va lì a guardare. È vero, potrei mettere per controllare, dovrei mettere la macchina su cui sto facendo Flash, una macchina che fa da router NMS con un wire filter funzionante, e così posso andare a vedere la traccia dei pacchetti e andare a vedere. Sapete che è una scocciatura notevole per preferirsi usare altri tipi di cose, oppure quando uso quello essere certo che se anche fa casino, fa casino in una sandbox, in una scatola di sabbia che non faccia quello. Come si dice, vi può apparire un approccio, non mi viene la parola giusta, troppo eccessivo, però va bene, uno lo fa come allenamento, ma pensate quello che può apparire eccessivo per i vostri dati personali, se si viene vanno a vedere la foto che ne so, dell'ultima gita, non è fatta niente, ma un giorno dovrete andare a mettere solo il sistema dell'azienda. Allora, quando lavorate per aziende, non è eccessivo stare a guardare che è la vostra professionalità che fa in modo che voi guardiate perfettamente, meglio che potete, la sicurezza dei sistemi. Andiamo ora verso verso pedantico, voglio dire, mi può apparire in modalità pedantica. Andiamo verso codice non inserito dall'autore, virus e vermi. Si basa sull'idea di far eseguire del codice non scritto dall'autore, quindi non è una volontà all'atto della creazione del software, come Cavalli di Troia, Backdoor, Bombe Logiche, ma stavolta c'è l'aggiunta di codice durante il funzionamento del sistema. Allora, storicamente virus e worm oggi vengono confuse con parole, ma a me piace ancora tenerle separate. Virus
è un codice che si propaga come effetto collaterale dell'azione di un utente. Cioè non è un programma che si propaga da sé. Infatti io sono avuto il loro boom con il sistema operativo per personal computer che non controllava le attività dei programmi e venivano passati attraverso copie di file eseguibili. Quindi quando uno copiava un file eseguibile, il file era stato modificato mettendo, aggiungendo codice e veniva copiato questo. Invece i worm si propagano da soli. Altra differenza: i virus non sono programmi, ma sono segmenti di codice che vanno a modificare un programma esistente. I vermi, invece, tipicamente sono programmi. Oggi esistono delle cose che lavorano un po' come virus, un po' come worm. Va bene, comunque andiamole a vedere. Virus si basa sull'idea di virus biologico, e come un virus biologico, per avere successo un virus deve lavorare in due fasi. La fase della infezione, la fase è detta anche fase latente, in cui il virus tende a propagare se stesso senza manifestarsi, e la fase attiva. Infatti lo sapete che anche nei virus biologici esiste la fase latente, ci sono persone che hanno dei virus, ma anche quello banale dell'influenza, che se siete entrati in contatto col virus non avete subito la febbre, ma state abbastanza bene per un certo periodo di tempo, ma siete infetti e quindi trasmettete il virus e dopo avete gli effetti negativi, ma nel frattempo questo comportamento fa in modo che il virus abbia maggiore capacità di divulgarsi, e questo è totalmente clonato nell'idea di virus nel campo della sicurezza. Come si diffondono i virus? Il virus deve essere eseguito, quindi vi dicevo, viene messo sotto un programma esistente, viene modificato il codice, e quindi un virus ha successo se è in un programma che viene eseguito spesso. Allora, per esempio, messo su un eseguibile, ma un eseguibile di largo uso. O addirittura nel boot sector, nel settore dei boot. A quel punto tutte le volte che fate partire il sistema viene automaticamente attivato anche il virus, oppure accodandosi a file dati che permettono l'esecuzione del codice, per esempio in posta elettronica con un allegato che apparentemente è un punto JPEG, ma che in realtà è un eseguibile. Le persone vedono il punto JPEG, lo guardano, e come vi dicevo l'altra volta, quello farà vedere anche un'immagine, ma dopo aver fatto altre malefatte. Macrovirus. I dati, se diventano attivi, contengono macro, ovviamente sulla parte attiva possono essere modificati e fare tutte le attività che sono possibili
a partire da quell'ambiente. Quindi se avete un programma che legge dei dati, all'interno dei dati ci sono delle parti attive, cioè dei programmi, e questo programma può scrivere il boot sector, bene, quello può infettare il boot sector, perché ha tutte le prerogative dell'ambiente in cui viene eseguito. Virus accodato, virus accodato, si mette il virus, viene aggiunto macrovirus, lì lo schema non è chiaro, comunque vuol dire che invece di lavorare a livello del codice eseguibile del programma, lavora all'interno del codice eseguibile, all'interno dei dati. Virus residenti sono quelli che si riescono a installare all'interno del sistema operativo. Beh, se voi prendeste un sistema Linux, prendete un direttore di posta elettronica che consente di eseguire le cose, lavorate come root, leggete la posta come root, ok? A quel punto qualcuno può venire in mente di fare un programmino che vi, vi viene eseguito quando leggete la posta, che fa, si compila un modulo e fa il caricamento di un modulo anche all'interno, perché lo può fare. Se voi avete letto la posta come root, avete un programma di lettura della posta che consente l'esecuzione. Virus integrato, cioè non è un pezzo di codice. Poi adesso ce ne sono di tutte le nature. Virus polimorfici, come cosa fanno i polimorfici? In realtà hanno varie parti di codice che riescono a ricombinare per avere lo stesso effetto, ma per cambiare la loro firma, il loro pattern all'interno del scrivere. Se voi mettete del codice, fate delle, e aggiungete al codice più operazioni che non fanno danno, che ne so, in mezzo al codice ogni tanto mi dite prendi un registro, somma uno sottrae uno, ma questo fa in modo che a quel punto, se avete quei bei programmi che fanno pattern matching sugli eseguibili, poi non funziona più, perché si è messo la metà in tavola per fare in modo che non ci siano, non siano beccabili. Virus nel boot sector. Come ci si difende? Come si individuano i virus? Dalle azioni che fanno e dai pattern. I pattern, gli antivirus usano questi pattern. Vabbè, lasciamo stare questo. Ci sono tanti virus che alimentano un fiorente mercato, quindi se ci pensate bene fa comodo che ci sia di virus. Se l'altro sparisse di virus, ci sarebbe una certa gamma di operatori che smettono di lavorare. E poi fa comodo anche da un altro punto di vista. L'esistenza di queste cose che vengono anche talmente mitizzate da entrare in legge dello Stato. Sapete che nei requisiti di sicurezza informatica c'è scritto che occorre un antivirus aggiornato. Ma non ha senso, perché allora non dice nella legge, non c'è scritto guarda che se tocchi l'immondizia può essere un po' non essere sterile, devi per legge metterti guanti. Quello deve essere, è a un altro livello di... Questo fa in modo che ci sia una sfiducia, una titubanza su quello che sono i contenuti che vengono diffusi, il codice che viene diffuso via rete. Cioè questo, se pensate, come effetto sull'opinione pubblica, crea
questo mito della sicurezza di ciò che arriva dentro una scatola con licenza proprietaria. Perché? Perché gli altri sono cose che vi arrivano dalla rete, chissà che cosa c'è dentro, poi ci sono i virus, ci sono i prodotti cattivi e così via. Non è da sottovalutare. Come ci si difende dai virus? Non con l'antivirus. Ci si difende veramente dai virus con e adesso lo fanno bene in tanti, con prima cosa la consapevolezza di ciò che si fa. Seconda cosa, sistemi strutturati per fare le cose nella maniera corretta, che siano stati pensati per la sicurezza dell'utente. Voi lo sapete che la sicurezza dell'utente è un costo. Cioè, se voi fate in modo che un sistema, per ad esempio, per fare in modo che quando vi arriva un DVD, un CD o prendete dalla rete un software, lo dovete installare, questa operazione sia fatta tramite una finestra con scritto avanti, avanti, avanti e qual è l'ultima cosa? Ok? Cosa? Avanti, 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 avanti. Fine. Ok? Per fare questo vuol dire che il programma in esecuzione deve direttamente poter andare a installare le cose. Questo significa che come quella avanti, 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 fine installa le cose, può farlo un programma maligno da qualsiasi parte. Se ci fosse come fa Ubuntu o macOS 10, per non parlare solo dei libri, e quando uno installa deve dire sto installando, a questo punto mi deve dare la password di amministrazione perché stai facendo un'operazione che va a cambiare il sistema, quindi sei consapevole, quindi vuol dire che non è sei più per lì, vuol dire che occorre un'autorizzazione, quindi quel programma che surrettiziamente vuole mettere del codice maligno dovrebbe anche lui trovare la maniera di scalare di autorizzazione. Ma se lo mettessero ci sarebbe un sacco di gente che si lamenterebbe, telefonerebbe e sarebbe un costo. L'insicurezza dell'utente è quindi un guadagno due volte, mi costa di meno nel consenso e poi un modo di mettere gli altri, no? Allora, infatti se ne sono accorti che in corso c'era qualcosa che non funzionava, perché non solo noi utenti di sistemi liberi, ma anche più brutalmente gli utenti di macOS 10, voi possedete antivirus? No, no. Comunque potete far durare anche magari in dual boot sistemi operativi liberi sui vostri Mac. Allora, il verme 1988, uno studente dell'università di Cornell sta a Ithaca, stato di New York, perché lo stato di New York è praticamente un rettangolo che non ha proprio messo così dal vostro lato, in fondo nella punta c'è la città di New York, ma lo stato è enorme, arriva fino a Buffalo, che è vicino alle cascate del Niagara, e dal lato continentale ci sono cioè questa cittadina Ithaca che ha un clima orribile. Infatti dicono, avete mente quella pioggerellina autunnale noiosa che dura tutto il giorno? Negli Stati Uniti si usa dire it's suffocating, tanto perché il clima è sempre così noioso, però si vede che aiuta a studiare su un'ottima università.
non c'è nulla di meglio da fare. Allora, c'è il sonno, però cosa fare? E ha pensato di fare un programma. Cosa faceva questo programma? Lui conosceva tre città che era una nota all'epoca. Una era RSH, RSH era una facilità stupidissima. Quando le veniva consegnato un sistema Spark Station, allora si usavano quelli, con il SAMS, che è quello che oggi si chiamerebbe Solaris a bordo, nel file standard di configurazione NFC si erano scordati in fondo al un file un tilde, ma quello era il file che consentiva ad altri di fare remote login. Con quel tilde chiunque si collegasse da una macchina, era utile per reti locali su internet, che era follia, chiunque si collegasse da un'altra macchina con lo stesso username entrava senza password. Quindi se rimaneva quella tilde, ad esempio io avevo l'account rento, facendo RSH da un'altra macchina dove esisteva l'account rento, dice ah sei rento, prego, niente password. Ok, ma era un errore di configurazione, lo sapevamo, quando arrivava la macchina toglie il tilde. Però non sapete quanti siano gli amministratori poco accorti. L'altro è SMA non è lo storico MPA, quello che veniva usato da tutti per sistemare la posta prima di POSIX, oggi il MPA più usato penso sia POSIX, dovete mai sentire parlare POSIX, se no se per sistemi più piccoli si usa Exim o altri. Voi sapete che cos'è il file punto forward? Se mettete nella vostra home directory, se mettete un file punto forward potete fare il forward della vostra posta a un altro indirizzo, ma se no nel vostro punto forward mettete pipe e un comando, la vostra posta ve la date in input al comando in modo da poterle lavorare. Chi ha scritto SendMail ha fatto questa cosa. Siccome nel ProchMail veniva elaborato un indirizzo di posta elettronica, ha fatto in modo che questa sintassi del pipe venisse gestita per tutti gli indirizzi di posta elettronica. E quindi succedeva che se uno da fuori mandava una lettera con destinatario pipe un comando at quello, arrivata a destinazione la lettera veniva data in input a quel comando. E quindi SendMail lavorava come root, si faceva at pipe bar bin bar sh, e quello che seguiva era uno script che veniva scritto nella macchina remoto da root. Ma adesso sembra falso vedere. Oggi cambiamo settore, database e la gestione delle doppie virgolette. Molte volte nell'URL ci sono delle query. È molto spesso possibile fare in modo che di non chiudere la query e accodare una query per accedere al database. Quindi è pari a quella del SendMail che eseguiva codice. Un'altra fragilità l'aveva Tilde. Allora, come fa Morris? Robert Morris? Robert Morris dice: facciamo andare. Lui non aveva, diciamo, intenti cattivi. Voglio vedere, vediamo quanti sono gli amministratori poco accorti all'interno di internet oggi. Cosa faccio? Faccio un programma che automaticamente prova questi attacchi.
Se uno del tre riesce, copia se stesso, lo copia in sorgente. Allora avevamo Star Station con SanOS, avevamo macchine PHP con Utrex o altre macchine. Allora, copiamo il sorgente, chiama il compilatore, ritiene non eseguibile per la macchina di funzione, da lì esegue il programma e riparto. Non c'era dentro codice maligno. Non c'era dentro codice maligno, se non un bug. Anche a lui è capitato di sbagliare. Ma particolarmente, che cosa successe? Questo programma cercava nel FCOS, perché allora non avevamo grande DNS, nel FCOS cercava il catalogo delle macchine conosciute e ci trovava con tutte le macchine conosciute. E poi così. Ora, semplifichiamo la cosa. Cosa successe? Poniamo che, così come astrazione, che tutte le macchine abbiano nel FCOS con 10, con 10 nomi, con 10 entry, che sono anche poche. La prima macchina fa 10 tentativi. Poniamo che riesca, siamo cattivi in due, quindi in realtà abbiamo raddoppiato. Poi se potrei andare a come faccio queste due, ne faccio 8, 16, e anche fossero anche due, è esponenziale nel tempo sta roba. Sapete quale fu l'effetto? Che ci troviamo internet una mattina bloccato, ha tirato giù la rete tutta quella, perché questa roba generava traffico, tutta quella ormai conosciuta, e che risulta anche parte di quella. Allora era ancora collegata a quella del Pentagono, e c'è la voce non confermata che Morris aveva messo in pericolo anche il sistema di difesa americano, perché anche nei sistemi militari non erano tanto bravi a configurare i sistemi. Cosa è successo a Morris? Morris fu trovato e, come succede negli Stati Uniti, condannato a servizi sociali, ma in questo caso non condannano a carcere, ma condannano a servizi per la collettività. Mi pare di ricordare che non fosse persona particolarmente ricca, quindi guardate che da molto parte è anche negli Stati Uniti che spesso commisurano la multa al reddito della persona, cioè non è che è inutile andare a dire dammi 85 milioni di dollari a una persona che è pubblico dipendente, no? E proprio da questo nacque il CERT. Il CERT, vi ho detto, quell'organizzazione Carnegie Mellon Pittsburgh che fa il controllo delle vulnerabilità, è nato da questo. Sul CERT poi ci sono tantissime discussioni che adesso vediamo. Come ci si difende dai vermi? Intanto, penso alla risposta. I vermi possono attaccare software libero? Anche di largo utilizzo? Sì, assolutamente sì, perché capita a tutti di avere un bug nel sistema, il bug può essere sfruttato. Come ci si difende dai vermi? Cosa? Correggendo il bug, ma prima cosa bisogna sapere che ci sia il bug. Ricordatevi sempre quella cosa che ho detto: non c'è sistema più insicuro di uno del quale non avete notizie su un'insicurezza. Non c'è un sistema più insicuro di quello dove non avete notizie, cioè quello dove si nascondono le insicurezze. Quindi, comunicazione
e aggiornamento. Ora, è vero che non c'entra il software, in questo caso i due livelli possono esserci, ma avete due proprietà positive per il software libero. La prima è che le distribuzioni hanno tutto l'interesse a darvi il codice aggiornato appena si sa che c'è un buco di sicurezza. Debian, ad esempio, al tempo di prima risposta di 48 ore. Da quando si sa che c'è un problema di sicurezza, quando dà una versione, infatti sapete che ci sono i repository security.debian.org dove danno in prestissima le patch di sicurezza. E se aggiornate le cose dalla distribuzione avete la certezza della coerenza del sistema. Poi, anche se avete un programma non dall'istituzione o avete una cosa specifica, se avete software libero potete e sapete di un bug presente, potete scrivere al volo workaround, magari vi limita alcune funzionalità, ma potete andare. Se avete software proprietario, prendiamo il caso di Code Red, Code Rainbow oppure Slammer, che servono dei veri che hanno curato i sistemi proprietari, c'erano le aziende che dovevano tenere il sistema che pullulava di persone intrusori che gironzolavano per i loro sistemi, perché non aveva nessuna protezione se non aspettare e pregare per il basso prezzo c'erano stati, diciamo, là, perché non potevano farci nulla, non potevano correggere anche temporaneamente il bug, non hanno potuto ricompilare quel evento codice, no? Quindi anche questo è un aspetto da considerare. Code Rainbow erano riferiti al si chiama IIS, Internet Information Service, che è il server web di Microsoft, e che allora c'era un ATTS. Infatti quel verso lo conoscevamo tutti dalla rete, perché arrivavano delle richieste a port 80 con, si vedeva benissimo, c'era NNN, un sacco di N, lunghissima la richiesta, e in fondo del binario, perché doveva riempire il buffer e far partire il binario. Sono arrivati talmente tardi che Cisco ha fatto una patch per pur di sopravvivere per il router, che cercava a livello applicativo questi pacchetti e li cestinava Cisco per non farli arrivare all'IIS, che era fragile, perché il router faceva la protezione. Lì bastava, se uno aveva il codice in mano, dire cambia la FTS con la FTS, è arrivato lo stesso. Slammer, penso che fosse il 2003, ha bloccato le poste italiane. Questo attaccava Microsoft SQL Server e anche lì gran guai. Ma sapete da cosa se domani mattina ci fosse un attacco di vermi per qualche tipo di sistemi, come ce ne accorgiamo? Dal traffico di rete. Di solito i primi che si accorgono che c'è un attacco sono quelli del GAR, quelli i gestori della rete, perché arrivano dei picchi per un effetto esponenziale, e i picchi di traffico notevolissimi. Ok, prima abbiamo visto il problema della protezione dei dati, quindi la crittografia. Però c'è un problema correlato che ho detto era metà problema, perché occorre vedere come fare a identificare l'interlocutore.
Perché se voi avete una bella chiave pubblica sicura, pensate che sia la mia, mi mandate i dati, ma in realtà qualcuno mi ha fraudolentemente dato una chiave pubblica che non è la mia, voi in realtà pensate di comunicare in modo sicuro con me, e se l'algoritmo è serio, comunicate sì in modo sicuro, ma con la persona che vi ha dato fraudolentemente la chiave pubblica. E poi quello può mandarlo a me, e così noi pensiamo di avere una comunicazione sicura, in realtà c'è questo che viene chiamato man in the middle, l'uomo nel mezzo. Come si fa a autenticare? I metodi di autenticazione, questo è, ci sono sempre questi letti per ricordarsi le cose, si possono basare su qualcosa che un utente conosce, qualcosa che un utente ha, qualcosa che un utente è. Esempi di qualcosa che un utente conosce: la password, il PIN. Qualcosa che un utente ha: una smart card, una chiave, una... qualcosa che l'utente è, con questo si intendono i metodi di mappatura biologica, tipo impronte digitali, l'iride o impronta vocale, ce ne sono tanti. Ricordatevi sempre che senza un'autenticazione tutta la protezione che abbiamo visto finora non funziona, perché in realtà la proteggete ma non sapete se veramente la persona autorizzata è quella che volevate autorizzare. Basata su password, qualcosa che un utente sa, occorre la cultura della password. Password banali, post-it con la password attaccato, shoulder spying, guardare dalle spalle mentre la digitate, login spoofing, sniffing di rete. Se avete dei sistemi che fanno viaggiare le password in chiaro, tipo Telnet, FTP, o Captive Portal HTTP. Sapete cos'è Captive Portal? Quando andate in un posto che vi dà, avete la rete accessibile direttamente senza password né niente, poi però quando provate a navigare in web venite ridirezionati a un sito che vi chiede un login e una password. A quel punto, se in alto non c'è scritto HTTPS, vuol dire che qualcuno può mettersi in ascolto e guardare la password che passa e catturarla. Oppure, se c'è scritto HTTPS, ma dicono questa chiave è autogenerata, non è controllata, accetti di avere la chiave generata, secondo voi è sicuro? Perché non è sicuro? Cioè, come al solito vi dico, il problema non fatelo, ma mettete il problema. Se voi andate in Piazza Maggiore a Bologna, Iperbole, si può lavorare per le ore, usa un certificato autogenerato. Quindi, se voi foste cattivi e andate con un access point in Piazza Maggiore che si presenta come Iperbole, con un'altra chiave autogenerata, voi potete stare lì ad aspettare e la gente si collegherebbe a voi, accetterebbe la chiave, metterebbe login e password e voi catturate un sacco di password, compreso per esempio quelle dei docenti. Se c'è un docente che gira di lì, potete fare il defacement del sito, mettervi a pelle quando vi pare. No, non solo non riuscite a registrare gli esami, perché per inserire il voto d'esame
lo si fa solo con quella password lì, ma dopo per autenticare, firmare e mettere come esame dato ci vuole la smart card. Però se sei un docente che ha centinaia di esami, di solito gli assistenti fanno tutte le registrazioni, poi il docente quindi qualcuno potrebbe anche riuscire a fare degli esami puzzle con questo metodo. L'ho notificato al direttore del CESIA e al direttore amministrativo, ieri mi hanno parlato il consiglio di amministrazione di questa mia segnalazione, spero che facciano qualcosa. Quindi l'autenticazione basata su password ha dei problemi. Come si memorizzano le password? Per esempio, io inizio se memorizzavano, in che si possono vedere. Qual è il problema di avere le password memorizzate in che si possono vedere? È che quel file è leggibile agli utenti, perché quello che usano i programmi per vedere la corrispondenza UID e non utente. E come si può fare se uno legge la password criptata? Uno può copiarsi il file con le password criptate su un altro sistema e poi con tutta calma fare un attacco senza che ci siano evidenze nel sistema attaccato, perché sì, quell'attacco usa un'altra quantità di calcolo, un calcolo computazionale scelto, ma lo fa altrove. No? E quindi si possono attaccare queste password file con vocabolari, perché c'è sempre il pezzo che mette una parola di senso compiuto, e in tempo brevissimo si tira fuori. Si tira fuori questo. Per dirvi il Nokia 900. Di solito la password di root messa dal sistema è uguale al codice per bloccare la tastiera. La usano come password di root, la potete cambiare. Ma quella, infatti, gira su rete, ti sei dimenticato la chiave per bloccare la tastiera, nessun problema. Gioca per 10 minuti e te la troviamo. Ma e la gente manda il file, ci posso togliere lì, la rete, ma non so usare, ma anche tu per questo senso. Vabbè. Ok, il mondo è bello perché è sicuro. Allora, password codificata su una funzione one way, prendete la password, ciao mare, viene tradotta in 42 42 42. Ora l'importante è che quando uno da stasera scrive ciao mare si riapre la stessa funzione, torna 42 42 42 e dice ok, se arriva 42 42 43 no. Sembra facile, ma c'è un attacco, se molto, se è vero che ci vuole grande capacità computazionale a generare, a trovare queste password, ok? Perché io prendo ciao, lo codifico e questo, prendo mare, codifico e quell'altro, e lo prendo. Però io potrei spendere questa complessità computazionale una sola volta invece di avere complessità in tempo, avere complessità in fatto. Mi creo un enorme database con tutte le parole e tutte le parole passate. E a quel punto si tratta solo di fare una ricerca in un database grosso. Dico, c'è 42, 42, 42. Faccio una query, quella l'ho 6 giorni fa l'ho trovata, corrispondeva a ciao Marco. Sì. Ma dopo non basterebbe mettere la funzione, one way per rendere utile questo tipo di attacco? Però cambiando la funzione one way lei deve ricodificare tutte le password.
C'è un meccanismo, è nel lucido dopo, ma mi avevo detto adesso. Non so se è nel lucido direttamente dopo. Sì. C'è un meccanismo. Il programma che fa il consiglio dello stato si chiama John DeLuca. C'è un meccanismo che rende vano subito l'attacco ed è quello che viene chiamato il sale, salt. Cosa significa? Invece di codificare ciao mare, io codifico ciao mare con un numero random. E trovo la codifica di ciao mare con un numero random. E ne fai la password. Io memorizzo la password cryptata e il numero random. Il database stavolta non devo fare come ciao mare che risponde questo, ma dovrei fare ciao mare con ogni possibilità di numero random, perché ciao mare 1 è così, ciao mare 2 è completamente diverso. E questo posto è già grosso. Il database, se lo moltiplicate per 65.000, ottenete delle dimensioni non gestibili. L'altra cosa che è stata fatta è stata quella di dividere il file WPD. Il file WPD oggi non contiene le password ed è leggibile. Il file shallow, FC shallow, ombra, contiene le password. E il file shallow non è leggibile all'utente. Quindi sono fatti due metodi di protezione. È stato fatto una. È stata fatta, arrivo subito da te, è stata fatta una codifica migliore. Dimmi tu che poi dico io. Non è questo numero random, comunque deve essere salvato, ma sì. Quindi il jumper diretto si applica. Quindi, però se il file c'è la chiave, in realtà non lo vedete perché è dentro la codifica, ma lì dentro c'è anche il detto, questa volta ho usato il sale X. Jumper diretto funziona ancora, però per ogni parola io dico, però funziona per ogni, anche quello veramente di complessità. Prima potevo codificare ciao e dire c'è questo e tutto il file, codifico quello, c'è questo e tutto il file. Invece stavolta per ogni account, se c'è scritto 35, io devo provare ciao con 35 corrisponde a mai con 35, quindi non vale più per le altre righe del fatto di file, ok? Quindi lo rende più alto. Per aumentare la sicurezza stiamo cambiando l'algoritmo anche a CS, quindi tra un po' verrà richiesto semplicemente di cambiare il password. Cambiando la password, passerete dal vecchio algoritmo al nuovo. Tra l'altro, quando cambiate la password, facciamo anche la trasformazione. Noi usiamo ancora NIS come database condiviso, passiamo al DAP come database condiviso. Si sta lavorando anche la DM staff a questo, la DM staff col gruppo di ragazze che fa questo scambio conoscenza contro esperienza contro attività. Non c'è nessuna valutazione accademica, se ne avete voglia venite, domani per esempio ci vediamo dopo la lezione. Vado a Ranzani, guardiamo un luogo e lì si fanno esperimenti non c'è, come dicevo, nessun riconoscimento accademico, ma si imparano tante cose. Allora, andiamo avanti. Per esempio, mettere su dei sistemi di autenticazione al DAP. Selezione, va bene, questo ve la lascio leggere da voi, quelle che dicono essere le buone regole per le password. Se siete pigri, ci sono anche dei programmi, MakePassword, direi, che vi inventano una password robusta, cozzaglia di numeri e simboli. Alcune statistiche, ecco.
Nel 79 l'86% delle password erano fragili, nel 90 solo il 25% per i sistemi Unix, ma nel 97, se invece di guardare persone esperti del settore, cioè sistemisti Unix, andavate nel financial district, cioè quelli che in realtà manovravano fiumi di denaro, bene, l'82% della password banale. Curioso. E questo è il meccanismo del sale di cui vi ho già parlato. Anche del file shadow. Infatti, se voi guardate i vostri TC passudopiolini, vedete così. Questo è il campo dove c'era la password. C'è un X, perché la password è altrove. Questo è quel cavallo di Troia che facevamo prima, è spoofing tra il cavallo di Troia, e tra l'altro questo è il cavallo di Troia. Okay, questo è uno script che fa esattamente il cavallo di Troia di cui vi ho parlato prima. Anche questo, ancora una volta, serve per vostra conoscenza. Eseguire questo programma contro altri è ovviamente non solo immorale ma anche illegale. Non so se fa ingrassare. Allora, ecco, come ve ne accorgete? Perché questa è la sequenza di login normale, perché la prima, vedete, c'è il banner login password. Questa è la sequenza normale. Invece la sequenza critica ve ne accorgete perché vi ridà il ban, perché questo termina e vi ridà il ban. E comunque quando fate login, per evitare questo tipo di attacco, vi dice quanti sono stati i tentativi falliti dall'ultimo collegamento. Quindi se voi avete fallito un collegamento e non vi dà collegamenti falliti, mettetevi dei problemi. Vabbè, ETC issue dice... Questo è indicativo. Se voi avete un fondo, un terreno, e non lo recintate, poi è difficile andare a criticare se qualcuno passava di lì e ha fatto la scorciatoia e è passato sul terreno. È difficile da dire, di dire che non volevate che si passasse attraverso il vostro terreno. Se invece c'è una recinzione e qualcuno supera la recinzione, a quel punto cambiate l'onere della prova e lui deve spiegare perché ha saltato la recinzione. Questo è vero anche per noi, cioè se avete un sistema che chiaramente non ha password, poi non potete andare a gridare all'intrusione, come, che ne so, le mie reti VDE pubbliche. Si entra senza password, ma sono forza pubbliche, non posso poi dire all'intrusione. Se è stato necessario metterci una certa astuzia per aggirare la protezione, a quel punto ovviamente è difficile spiegare. Considerate che ciò che a noi può apparire stupido non può apparire il massimo della stupidità, quindi è diverso il... Va bene, contro l'arcancio dava la lista degli utenti e questo può consentire alcuni accessi, alcuni tentativi. Comunque, packet sniffer, Telnet FTP fanno passare il password in chiaro. Adesso sono forse ripari, ma fino a poco tempo fa molti degli strumenti per leggere la posta del web non solamente non davano il password in chiaro. C'è un bellissimo tool, anche quello provatelo a casa vostra,
Vi snicco, sta in ascolto sulla rete e vi memorizza tutto il passo che deve passare. E avrà il modulo, il cartellino, il TP, il web. Quindi se avete passato un passo lo mette da parte e con quelle tre cose si lascia funzionare e poi si va a vedere come una rete che cosa è stato. Tra l'altro la cosa più qua è il programma che sto usando io ora per l'esempio funzionalità carina una è quella che potete mettere far mettere il snip su una rete e dire prendete mio un indirizzo IP e dire questo lo potete mettere sul router fare direttore di traffico e dire voglio vedere ciò che sta facendo lui via web. Di fatto cosa fate? Mettete il snip e gli nominate un browser locale e voi state lì a guardare e quel browser vi sposterà di pagina insieme all'utente, cioè l'utente sta guardando la pagina X, a voi compare sul browser la pagina che guarda l'utente, cioè spiate il traffico, spiate la navigazione di qualcuno. Questo codice l'ho studiato, l'ho usato per fare lo strumento che sto usando ora per condividere le slide. Ho visto come hanno fatto loro e uso la stessa tecnica per catturare la mia navigazione e spostare le pagine nel browser a casa. Quindi vedete che si impara da tutto il software. Allora, c'è un errore di typing. Challenge ha una E, non ha una A, la seconda. Okay. Challenge and response. È scritto due volte addirittura. Challenge e response. Cosa dice in italiano? Challenge e response. Tentativa di risposta, no. Comunque, sono quelle password che vengono generate in modo diverso tutte le volte perché non viene trasmessa la password. Ma viene trasmesso la password, se volete, è una funzione. Il sistema manda una stringa e chi si vuole autenticare deve rispondere in modo coerente con la stringa inviata. Non so se si usa nelle caserne noi ad esempio quando i miei bimbi erano piccoli, ormai no, lo usavamo come meccanismo di protezione familiare. Avevamo un algoritmo, adesso questo vi fa ridere, e quando suonavo non dicevo sono io, i miei figli dovevano sapevano che dicendo una certa frase che inventavano tutte le volte diverse, io dovevo calcolare la mente, loro dovevano calcolare la mente e rispondere in maniera coerente, e allora sapevamo che eravamo veramente noi, lo applicavamo anche in casa. C'è quella barzelletta, se non di quella spia che vuole entrare in una caserna, forse l'ho raccontata, no? Allora arriva il primo che vuole entrare e allora come si chiama quello che sta a posto di guardia, non il posto di guardia, là, guardiola, no? Non è proprio specifico militare, comunque dice 6 e quello risponde 3. Arriva il secondo, quello di guardiola dice 12, 6, bene. Arriva quell'altro e gli dice 10, 5. Ho capito. Arriva e quella la guardiola gli dice 5. E rimane con Paolo in alto. Cosa avrebbe dovuto rispondere con 5? Il numero, in realtà non era la metà, non era la metà. No.
la ricoletta. Leggete, andate a sentire la prima recensione. Mi fregate. Comunque, anche nel sistema si fanno queste cose. Se volete essere, avete solo da controllare l'autenticazione. Ma non volete mettere l'intera comunicazione limitata, potete fare questo scambio, mandare un seme e guardare se la ritrova. Se tutte e due hanno una chiave segreta, la passo. Il server preme il seme e apre questa funzione one-way tra seme e password. Indipendentemente, l'altro interlocutore riceve il seme, con la password calcola la chiave, la risposta da dare stavolta la manda indietro. Se le due coincidono, vuol dire che veramente quell'altro sapeva il segreto. Tra l'altro, questo pone a riparo anche da un altro attacco. Se avete un algoritmo di criptografia robustissimo, sicuro al 100%, però, e avete questo dialogo, il server dice login, quello risponde col nome, quello risponde password, quello risponde col password, e una volta fatto questo è il primo, il client dice accredito allo stipendio, poi potete registrare l'intera conversazione e anche se non siete quello vero, ripetete la conversazione esattamente così com'è. Non sapete cosa avete detto, ma l'avete detto di nuovo corretto. Quindi anche la password, voi non la sapete, ma gli date esattamente la risposta che avete dato la volta prima e la comunicazione ha luogo. Si chiamano gli attacchi di tipo record e playback, si registra e si riproduce. Se anche avete una comunicazione criptata, un po' di questa roba vi soccorre, perché l'attacco record e playback non funziona più, perché non si dicono più le stesse cose, tutte le volte c'è una componente random, chiamata spesso componente di freshness, di freschezza della conversazione. Non parlo di freschezza, mi viene da dire conservazione, ma è conversazione in questo caso. Pocket Sniffer, il migliore è Wireshark, è uno strumento bellissimo e secondo me lo dovreste usare quotidianamente per avere l'abitudine a riconoscere il volo che passa sulla rete. L'utente è l'utente è l'anello debole, ovviamente la password di superutente root deve essere ben protetto, cambiare le password e tra l'altro anche gli amministratori devono avere delle policy nell'uso della password. Per esempio da noi non è ammesso, anche se tecnicamente possibile, non è ammesso per i nostri tecnici, per me, per tutti, fare login direttamente come root nei sistemi. Lo facciamo solo se non abbiamo altra possibilità, il sistema è in condizioni critiche. Perché? Perché vogliamo che gli amministratori entrino prima con utenti, con una comunicazione criptata, e una volta che sono autenticati fanno SU e vanno a stato di root. In modo che c'è sempre la corrispondenza di sapere chi era root in quel momento su quella macchina. Tra l'altro, facendo così non passa mai neanche criptata la password su rete, se non niente una comunicazione criptata. Quindi non è più, ancora più difficile andare a accedere al sistema. Qualcuno ha proposto passwordless eject, sono pessime. Perché siccome uno una password la ricorda, la sequenza del password no, veniva memorizzata in altri dispositivi, addirittura talvolta su fogli di carta, e quindi la sicurezza diventava la sicurezza del possesso di questa abilità. Però ad esempio mi fate venire in mente che c'era un caso, non so se si usa ancora, c'è una banca che fornisce per internet banking un dispositivo
caso, come chi è? BNL, pari pari, non più pari italiano, ma francese. L'anno, comunque, io sapesse non avere o internet banking consultivo, non dispositivo, perché voglio controllare i conti, per fare un altro modo. Comunque, come funziona quello che fare? Vediamo. Come può? Non è lavoro, voi avete un lavoro formale. Ora capito, non è lavoro. Genera un codice in base al tempo e poi lo confronta con un codice nella macchina del server, che è lo stesso codice. Praticamente quello che abbiamo messo prima, ma invece di avere il seme mandato diciamo dall'ente centrale, usano il tempo. E io metto la cerca, ci sono tante prove, perché la allora, il codice segreto non lo sa neanche lei. Codice segreto? Non sapete neanche voi, anche il vostro colleghi, che hanno questa macchinetta, non sanno il seme di dimensione, sanno solo le cose, aspetta, che avete detto su più sveglio, solo. Potrei adesso posso accedere sul corpo, ma comunque siamo gli svegli, e il più sveglio ha qualcosa da scrivere. E dipende dal tempo. Ora, è vero, si può fare un discorso, però magari dopo l'ennesimo tentativo che avevo lo stesso IP un po' salvato e si accorgono che c'è qualcosa che non va. Devono tenere conto del drift, si dice in inglese deriva. Sapete cos'è la deriva, la drift? Quando basate qualcosa sul tempo, pensate che siano successi quattro di quegli strumenti. In realtà nella vita qualche secondo lo possono spostare. Ora non so ogni quanto cambiano. Un minuto. 16 secondi. Allora qualcuno ha, ce l'ha più la granulità più fine, qualcuno ha la granulità più grossa. In realtà la banca, quando mi mette il codice, controlla qualcuno prima e qualcuno dopo. Perché non può sapere se il vostro strumento ha avuto un po' di tretti. Un quarto tipicamente riesce ad avere una deriva di qualche secondo mese. Quindi ogni quarto tempo di cambio c'è la chiave. Anni, penso. Quindi io penso che qualche minuto alla fine può essere giusto. Non penso che abbiano avuto un ricettore d'aria controllato, potrebbero averlo, però costerebbe troppo se attendono una lettura al minimo delle spese. Quindi avete visto che nella vita di tutti i giorni queste cose ci sono. Vincito a tentare di capire tutto quello che avete per le mani, non fermate, avete una cosa, è tanto bello dire, ma cacchio, voglio capire come funziona. Va bene. Scusi, ho visto che ho perso sull'origine. Cioè, vado a fare così. Per esempio, io non sto mandando il mio passo familiare, non mandare dei pezzi. Dipende dall'interruttore. Sperando di non mandare il passo familiare, come faccio a legare? Nel senso, io non ho. Una chiave pubblica e una chiave privata per poter comunicare con l'altro. Sì, magari l'altro ce l'ha, la chiave pubblica o la chiave privata. La chiave pubblica io magari posso inviare delle informazioni sicure, ma lui non le può inviare le informazioni sicure. Allora, il problema è come funzionano i siti sicuri. Prima cosa, bisogna risolvere il problema dell'autenticazione. Esistono degli enti certificatori la cui password è scritta dappertutto, la sua chiave pubblica è scritta dappertutto e ben conosciuti. Un esempio, noi in particolare abbiamo Kate, che era quella che aveva fatto Mark Shuttleworth, che ha venduto, quindi noi siamo ancora
Tapper, Verstein, ci sono altri esempi. Quindi facciamo questo esempio: lei legge la posta al dipartimento. Prima cosa, lei scrive H, scrive, fa click, comunque se si fa HTTPS, WCS, qualcosa CS, siccome HTTPS, lei chiede con una comunicazione sicura con Tapper, perché so che è una chiave di Tapper, dice: Tapper, questa è la chiave del Dipartimento di Scienze dell'Informazione? E Tapper risponde sì. E allora a questo punto ha la certezza di parlare con noi. Chiama noi con la chiave pubblica, che sa che è la nostra. A quel punto mette in piedi una comunicazione con il mondo, non importa, si negozia una chiave privata di sessione, ma lei è sicura di parlare con noi. Poi noi siamo sicuri di parlare con lei, perché lei ci mette la password giusta. Però durante questa comunicazione noi negoziamo delle altre chiavi per le nostre comunicazioni. Sì. Chiavi robuste quando la RSA oppure chiavi... Chiavi di solito DES, cioè prima. Ma a quel punto molti servizi, non so se la posta lo fa, ma se sono di lunga durata, ogni tanto si rifà una comunicazione in RSA per dire adesso cambiamo passo. Questo lo fanno per esempio RSA adesso i set-top box per vedere la televisione, queste code come si chiamano, che hanno la chiavetta con la chiave, mandano codice per dire adesso cambiamo chiave, le ricalcano con la chiavetta, in modo che se anche uno facesse del brute force, in realtà prende un pezzo di trasmissione limitato per cambiare la chiave. Infatti quello che fanno i metodi di attacco che fanno adesso, che lo fanno con i Dreambox e macchine più sofisticate, è mandano lo stream delle risposte via rete e la gente riceve lo stream delle risposte dalla, che arrivano dalla smart card via rete, in modo che così anche altri possono vedere. Ancora una volta vi dico come funziona, ma vi dico che è legale farlo. Oppure in un altro caso, allora era stata fatta una codifica per la comunicazione wireless che si chiamava WEP. La W e la E significava wire equivalent, cioè state sicuri, come con questa criptografia è come lavorare con un cavo, è equivalente a un cavo. Mi verrebbe da dire che c'è un cavolo, perché noi abbiamo fatto un esempio l'altra volta, aspettate, mi sento di ricordarlo. Se comunque se avete un algoritmo che ve lo faccio un po' più facile di com'è, per fotografare un dato corto uso la somma pezzo della chiave, voi in realtà potete indovinare la chiave o trovare la chiave per incrementi successivi. Quindi indovinate prima un pezzo della chiave, poi aggiungete fino ad arrivare alla chiave completa. E questo rende i sistemi fragili. Con il web succedeva esattamente questo. C'erano quelli che sono stati chiamati pacchetti deboli, che consentivano di indovinare una parte della chiave. Quindi se voi avete una comunicazione web, solo web, stare in ascolto e vedendo passare un bel po' di dati,
o addirittura generandolo voi, perché lo facevano anche in risposta a delle comunicazioni sbagliate. Cioè, attaccare il web si fa con una doppia faccia per farlo in fretta, una che genera traffico, l'altra che analizza le risposte, e obbligandolo a generare pacchetti deboli in sequenza, man mano si domina la faccia, si trova la faccia. Ora c'è il problema che avevano fatto una cosa fragile, ma l'avevano venduta in milioni o forse in più di esemplari. Cosa facciamo? Ritiriamo al commercio tutto e diciamo ci siamo sbagliati? Cosa hanno fatto? È fragile? Usiamolo, ma ogni tanto cambiamo la password. WPA non fa altro che questo, usa web, ma il WPA supplicant sta in comunicazione e fa il rekeying, cambia ogni tanto la password. E questo rende più difficile l'attacco. È come per la televisione. Se uno riesce ad attaccarlo, trova il password per quei pochi attimi di conversazione. Dove però potrebbe transitare una password chiara. Quindi non è proprio il massimo neanche quello. Quindi anche se ho la PPA, le cose serie le uso dei tunnel SSA. Che usa OpenSSL ed è... Ah, un'altra parentesi. Sul set della comunicazione in sicurezza. Per le aziende che fanno software proprietario, e ci sono state delle cause, il fatto di rivelare che un programma ha una falla di sicurezza è un danno d'immagine. E ci siamo trovati con delle cause intentate da aziende a persone che dicono: state attenti, se fate così c'è un problema, perché le aziende dicono: ah, parli male di me, e quindi mi crea un danno d'immagine e sparano gli avvocati contro questo qua. Questo è pericolosissimo, perché la sicurezza si fa dicendo che c'è il problema, non negato. Hanno cercato addirittura di fare una specie di RFC con i tempi tecnici, lo si dice all'azienda, sempre un mese non risponde, lo si dice ritardando questa comunicazione. Se guardate quello che viaggia in Auto 2006, dovete parlare slang, perché tipicamente non è inglese quello che parla, ma è una lingua un po' particolare. Ma vi accorgete che dall'altro lato ne sanno di più del sé, quindi è una battaglia che si fa con la conoscenza, non con la mancanza di comunicazione. Siamo arrivati qua. Quante luci vi mancano? Voi che avete la... allora direi che possiamo fermarci qua tranquillamente. Come software ha passato la versione parallela del Minecraft PS2, quindi vi annuncio che chi vorrà può fare il termine parallelo quest'anno, anzi è gradito, non rendo obbligatorio, ma è gradito che ci sarà sempre di fare la sperimentazione di fare il kernel parallelo. Avete ricevuto il sito da riferista? No, perché non ci siamo visti ieri, abbiamo finalmente fatto il contratto, quindi è pienamente operativo, vi devo chiamare a giorni per decidere cosa fare per la correzione di fase 1. Nel frattempo io sto preparando fase 2, adesso finiamo questa parte, che serve anche per la seconda parte dello scritto che ricordo non mi faccio. Poi nella parte teorica ci concentriamo a fare esercizi, in modo la mia speranza che passiate tutti gli scritti, perché vuol dire che con una volta sola voi siete felici, io correggo un solo vostro scritto per persona, ok? È ottimizzazione, ragazzi, fatelo per me. E ci concentriamo a fare esercizi, poi nella parte di esercizione passeremo a guardare la fase 2 specifiche.
Poi passata il secondo parziale, quindi la parte dopo passo il mezzo di marzo, faremo complementi, quindi approfondiremo Python, cosa che se volete dal morale si possono dire, ma veramente vorrei, anzi, facciamo questo gioco. Tutto ciò che avreste voluto sempre sapere sui sistemi operativi, non solo, ma inerente all'informatica, non avete mai osato chiedere. Recepiamo il soggetto, cioè avete dei dubbi, delle domande, volete approfondire gli argomenti? Avete in mente la prima volta che ci siamo conosciuti, ho detto, contenitore di conoscenza da spesa, se non di conoscenza, perché non posso sapere tutto, di esperienza della scuola, sono tanti anni che faccio essere faccio quello da tanti anni, e questo è il mio mestiere. Quindi, se avete voglia di approfondire degli argomenti, lo facciamo volentieri insieme in quest'ultima parte. Certamente Romini e forse anche Gasparini. Romini viene. Adesso devo ancora mettermi d'accordo quando, ma ho un invito per Romini, sicuramente c'è. Va bene? Vado, oggi sono venuto in bicicletta.